vita come un film, veramente, che passi un pochino spaziando per la musica, ti vedi un po' come personaggio di un film. Anche vorrai scrivere un giorno una colonna sonora? Magari, se volessi fare una cosa, sì, certo che sì, assolutamente sì, perché credo che sia il sogno di io, oltre che cantante comunque arrangio le cose che propongo e quindi maneggio strumenti eccetera, sarebbe ovviamente stimolante, divertentissimo, bellissimo, gratificante, a me cinema, mangio pane e film, e quindi perché no, speriamo. Ciao Giuliano, sono qui. Ciao. Qui. Cazzo, cazzo. No, in centro. Qua. Ok. Il centro è questo, infatti. Sì, sì. Sono fuori asse. Sì. Sono Ennio e Bisogna TV e volevo chiederti, io ho apprezzato molto il duetto che hai fatto con Caro Emerald qualche anno fa. Ah, sì. E volevo chiederti se avevi in mente, o se non avevi in mente ancora, pianificato, se c'era qualcun... un artista straniero con il quale volevi collaborare nel prossimo futuro? No, nel senso che ce ne sono, cioè, voglio dire, ho stima per tanti, e però le collaborazioni nascono spesso per caso per motivi più svariati, perché un artista è in tournée in un paese, si affaccia in un ufficio di una casa discografica, ti incroci, ah che bello, ho letto le cose, poi oh, questo qua fa la musica più o meno che piace a te, eccetera, perché non provate? E quindi ce n'è di artisti con cui mi piacerebbe collaborare. Poi ci sono, non so, invece gli idoli. In questo disco, al contrario dei dischi che facevo prima, che c'era il pezzo inedito, era l'eccezione e le cover erano... A questo giro è il contrario, c'è una sola cover ed è un pezzo di Bernd Bacharach, che per me è un dio in terra, che ha composto tantissime canzoni. Spesso non sappiamo, per esempio, che alcuni pezzi cantati da, non so, da Elvis e poi Frank Sinatra, piuttosto che le ha scritte Bacharach. Quindi, siccome però lui è passato qualche tempo fa di qua, mi sa che è andata di sfiga, sono arrivato un pelo tardi, e se dovesse ripassare proverò a brancarlo. E poi non lo so, poi dopo vediamo tutto quello che porta. Grazie. Il destino, figurati.